Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra puntata del Politico Italiano della settimana. Io sono Ipernic e oggi parliamo di Marco Pannella, padre e fondatore del Partito Radicale e una delle personalità politiche più rivoluzionarie della nostra storia. Il tempo stringe e ho avuto la brillante idea di fare questo video in due lingue, quindi purtroppo dovrò essere molto più selettivo nelle cose che decido di includere nei miei video. Stavolta vi fornirò una panoramica della carriera politica di Pannella, delle sue battaglie per i diritti civili, della sua ideologia e della sua eredità complessiva. Senza ulteriori indugi, iniziamo. Pannella nacque nel 1930 a Teramo da famiglia relativamente agiata. Ha studiato giurisprudenza ad Urbino e in gioventù è stato attivista del Partito Liberale Italiano fino a quando, con alcuni suoi colleghi, non ha fondato il Partito Radicale. Ora, il Partito Liberale nella Prima Repubblica era il partito della classe degli imprenditori. Il modo migliore in cui posso descrivere la loro ideologia è con il termine liberalismo classico, ma per i nostri standard moderni probabilmente il PLI si adatta altrettanto bene alla categoria dei neoliberali. Il loro bacino elettorale era molto piccolo, per questo i liberali non hanno mai avuto particolare successo alle elezioni, ottenendo ogni volta circa il 3% dei voti. Pannella era certo benestante, ma le sue idee erano radicalmente liberali, forse addirittura libertarie, e perciò lasciò il partito nel 1955 per fondare il Partito Radicale, che esiste ancora oggi. Ora, il Partito Radicale era più di un semplice partito, era un'organizzazione transnazionale con l'obiettivo di aumentare e affermare i diritti civili e le libertà delle persone in tutto il pianeta. Il ramo italiano si candidò alle elezioni fino al 1989, quando decise di abbandonare le vie politiche e combattere le loro battaglie solo con proteste e scioperi. Cosa non condivisa da Pannella, che continuò a candidarsi comunque. Il suo primo passo verso la fama risale alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 70, quando si batté per l'attuazione della legge sul divorzio e per altre cause come il diritto all'aborto nel 98, la legalizzazione delle droghe leggere e pesanti e la libertà di protestare indipendentemente dallo stato d'emergenza. È stato anche tra i principali attivisti del referendum che mirava ad abolire il finanziamento pubblico dei partiti e un attivista contrario alla corruzione delle istituzioni e dell'establishment politico. Pannella usò molti metodi alternativi per esprimere il suo punto di vista ogni volta che un referendum veniva ritenuto incostituzionale o quando il Parlamento si rifiutava di accettare una delle loro proposte di legge. Oltre ai soliti scioperi della fame e della sete, Pannella sbraitava alla radio del suo partito e faceva scene in diretta TV. Quando gli tirava bene si metteva uno straccio in bocca e un cartello appeso al collo e si sedeva su una sedia per 20 minuti fissando la telecamera. Ma nei casi più estremi si portava dell'hashish in TV e la regalava ai giornalisti. Ora, qualcuno di voi potrebbe ritenere i suoi metodi un po' troppo irregolari e forse anche folli, ma funzionavano e ci serviva proprio. L'Italia all'epoca era governata da una coalizione di 5 partiti che rimasero al potere per quasi tutta la guerra fredda e per molto tempo Pannella e i suoi uomini furono gli unici interessati a sfidare i tabù del tempo della nostra società, in particolare sul concetto del buon costume, e di concedere effettivamente riconoscimenti e diritti ai poveri, ai senza tetto, alle minoranze sessuali e etniche e a chiunque sia stato ed è discriminato per cose che molto probabilmente non riescono a controllare. Pannella si circondò di persone di ogni genere durante la sua carriera politica, a cominciare da Ilona Staller, pornostar e cantante di origine ungheresi che si è fatta eleggere in Parlamento nell'87 e ha combattuto contro le stigma dell'epoca sull'industria dei porno, chi vi ci lavorava e del loro pubblico di riferimento. Un'altra persona degna di nota è Emma Bonino, attivista per i diritti umani che ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne, in particolare sul tema dell'aborto. Era vista come la vice di Pannella negli anni 70 e 80. In seguito Bonino sarà anche ministro degli affari esteri dal 2013 al 2014 ed è tuttora presidente di Più Europa, gli eredi politici del Partito Radicale. Un'altra persona degna di nota è
Enzo Tortora, personaggio televisivo che conduceva uno spettacolo dove si mettevano all'asta varie cose dal pubblico e tutti i guadagni venivano dati in beneficenza. La sua storia è anche piuttosto singolare perché fu accusato di omicidio da un leader mafioso che voleva fare uno scherzo alla polizia, però lo presero seriamente e lo arrestarono. Molti giornalisti erano gelosi di Tortora, quindi diedero per scontato che lui fosse colpevole e gli rovinarono la reputazione a suon di articoli di giornale. Tortora sarà poi dichiarato innocente a metà degli anni 80, ma solo quando fu eletto al Parlamento europeo nell'84, dove ebbe l'opportunità di smascherare il sistema giudiziario italiano per la sua inefficienza e per la dipendenza dai media. Mi riferisco a te, Di Pietro. A ogni modo, se avete sentito questo suono quando ho detto il nome di una persona, vuol dire che ho già fatto un video su di essa, mentre questo significa che non l'ho fatto. Quindi se volete sapere di più su questa bella gente, date un'occhiata alla descrizione per i link ai video o scrivetemi nei commenti. Dopo Tangentopoli nacque la Seconda Repubblica e Pannella si schierò con la coalizione di sinistra contro Berlusconi. Ci furono comunque alcuni punti di incontro tra i due sotto alcuni aspetti, come la politica economica e la giustizia, tipo quando chiesero l'impeachment del presidente Scalfaro. Ma nel complesso Pannella sembrò più interessato alle questioni internazionali, in particolare alla pace, alla libertà e all'amnistia del terzo mondo e altrove, in particolare al Tibet. I suoi metodi non sono mai cambiati davvero e gli scioperi e le proteste continuarono anche tra il 2014 e il 2016, i suoi ultimi anni di vita, caratterizzati da un suo stato di salute gravissimo. Il suo ultimo vero sciopero della fame risale proprio in quel periodo e riguardava le condizioni abitative nei carceri. Sarà interrotto dallo stesso Papa Francesco e i due in seguito diventeranno amici. Oggi Pannella è ricordato come uno dei politici italiani più coraggiosi e iconici. È stato il faro del progresso in questa nazione e nonostante la sua occasionale incoerenza su alcune questioni, rimane uno dei migliori combattenti per la libertà della nostra recentissima storia. Allora, cosa ne pensate di Pannella? Siete d'accordo con i suoi metodi e posizioni ideologiche? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, anche riguardo il video su Tortora, se volete che avvenga. Va bene, da me è tutto, alla prossima!